canale del Poetry Slam italiano. Poetry Slam. Ciao, mi senti? Yeah. Sì. Sei pronto per il prossimo ospite? Sì. No. Sicuro? Non lo so. Lo chiamo? Ok. Signori e signori, abbiamo l'onore di avere qui con noi la voce degli Assalti Frontali. Vediamo se risponde. Pronto, Luca? Eccomi, mi senti? Ciao, come stai? Oh. Tutto bene? Tutto bene. Allora, com'è la situazione in questa quarantena? Sì, ci cerca di distrarsi. Scrivendo poesie per la maratona. Grazie mille, io mi pompo sempre nello stereo gli Assalti Frontali, Banditi, c'è un pezzo che è proprio adatto. Va tutto bene? Domanda, va tutto bene? Vabbè, che ti devo dire? Deve andare per forza, ce la faremo, no? Deve andare per forza. Luca, allora ti comincio... Ti comincio con questo piccolo fuori programma, ti faccio un pezzettino di Va tutto bene. Grazie mille. Allora, a te il microfono. Vado libero per tutto il tempo? Fai quello che vuoi, okay, è tutta tua la scena. Io ero paziente, ero concentrato sui dettagli e salvavo la mia vita, come cane di paglia la sua storia antica. Una spirale a girare tra il mio senso di colpa universale, tu che mi confondi le idee che voglio chiare, ora lascia andarmi fuori, lascio tutto fuori, la tranquillità dei ruoli, la via latta degli errori. Capita di essere crudele. Quando cresci insieme, ferisci le persone a cui vuoi bene, va bene, vedi come viene l'adattamento, non è tempo per andare al passo del più lento. Per me è stato sul serio, ti volevo, non chiedevo altro che di essere dov'ero. Ora sono il pazzo che me, lo spietato con me, se solo avessi più sicuro di me. Non andrei a sanguinare la mia bocca una mattanza su sti ragazzi pazzi di speranza. Io, e questo era il pezzettino di fuori programma, e invece adesso grazie mille. Vi faccio le rime così, che mi sono venute per così preparandomi a questo appuntamento. Cosa mi serve per divertirmi? Musica, amici e un pianoforte. E quando sto qui insieme a voi, le giornate sono molto più corte. Cosa mi serve per divertirvi? Una poesia e questa maratona. E ora vi lascio la mia riva nel tempo del corona. Che c'è un grande silenzio fuori, è solo una porta che sbatte e rimbomba. Dicono che siamo in guerra e sembra scoppiata una bomba. Siamo in casa da quanti? Da quanto? Quanti giorni che sono? È giovedì o venerdì o sabato? Non lo so, ma so che c'è qualcosa di buono. Comunque, lo scandire del tempo, come nel rap che adesso è importante. Perché la gente viveva in modo ignorante. Invece adesso tutto scorre in modo diverso. Non sto a pensare a cosa mi sono perso, alla pressione, nella distruzione, di tutte le cose più naturali. Adesso i giorni scorrono un po' tutti uguali. Aspetto che il sole scenda e poi torna alto sui tetti. E ricordo l'ultima cosa che ci siamo detti. E quando spunta lo vedo lì tra le mille parabole rivolte a sud. Io lo aspetto alla finestra come un Robin Hood, che riscalda il cuore di chi ha bisogno, e sento il suo calore addosso come in un sogno, mi ci aggrappo con tutte le forze a quei raggi. Lo sento che mi manda i messaggi, che scacciano i brutti pensieri sulla fine del mondo che conoscevamo fino a ieri. Cara maratona, ti lascio la mia poesia e la mia rima un po' grezza, perché chissà se vedremo quello di prima. Forse ho visto troppa televisione, mi sembrava ieri di stare in sala di rianimazione, era notte, buio, freddo, sirene e lamenti. Sono uscito un momento, sembrava un film di morti viventi, nessuno fuori. E ho pensato, cosa faranno gli spacciatori e i rapinatori e tutti i peccatori e senza casa, i migranti e gli sbandati che sono appoggiati in edifici abbandonati? E cosa la faranno nei campi rom quei miei ragazzi prediletti, che sono in troppi, in spazi troppo stretti? Un punto d'acqua in 500 non se l'aspettavano un cambiamento così violento. Dicono che il contagio si combatte lavandosi le mani. E voi siete bravi a lavarvene le mani, eh? Voi ladroni, formigoni che avete tolto la sanità e adesso piange tutta la comunità e ci pensa e ripensa e lotta per la sopravvivenza e calcola il tempo medio in terapia, nella maggiore libertà da dare alla polizia. E cosa facciamo noi tutti tenaci solidali con le mascherine, i guanti e gli occhiali, tipo gli astronauti che sbarcano su Marte e spuntano solo gli occhi ed si parte. Spero che il sole, dai, oggi resti in cielo ancora un po'. E capiremo cosa si può fare e cosa no.
E se ci lanceranno i viveri come le bestie allo zoo, e lo so, lo dicevamo, ce ne stavamo rendendo conto, che sta civiltà era arrivata al tramonto. Ma non è proprio la rivoluzione che ci immaginavamo a Bergamo, a Brescia, a Milano. Ma restiamo tenaci nella lotta per la vita, che st'epidemia ce l'ha scandita e tutti abbiamo questo scopo di non lasciarci nessuno indietro e arrivare a dopo, alla primavera, all'estate. Quante cose l'abbiamo imparate, nei gesti, nelle azioni, negli orari, e tutti sti ragazzi che stanno agli arresti domiciliari. Ma non vedete che non hanno più la stessa età? Quanta scienza ed esperienza che stanno a fare? Datei 8, 9, 10, ammessi a tutte le prove, promossi in massa per il Covid-19. Ma tra un po' appuntamento in salotto, perché parte la conferenza stampa delle 18. Le tabelle, i positivi, i guariti in rianimazione, i comportamenti per la trasmissione, tutte quelle mamme e quelle nonne che tenevano in piedi le famiglie come delle colonne, con le pensioni che prendevano alle poste, i nipoti che non avranno più le risposte, quei padri, quei nonni di qualcuno che sopravvive e ricorda di non aver rimediato a delle cose cattive, una litigata rimasta in sospeso quella volta che non si era arreso, quel fatto di una vita anteriore e ora non ha avuto neanche un fiore, neanche un funerale, vanno via col camion militare, mentre in TV vanno le pubblicità sbagliate, fuori sincrono, come tutte quelle cazzate, le auto di lusso, le armi, le Rolex, le labbra rifatte. Che non ci fai niente, la gente comincia a pensare in modo differente. Io, ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Siamo. Bravo. Vabbè, comunque, dai. Grazie mille per il contributo. Grazie mille, Grazie. davvero. Grazie a E voi, ricordo grazie che questa maratona serve a fare una raccolta fondi per l'ospedale di Bergamo e le situazioni di difficoltà di questo periodo. Grazie mille per aver partecipato con il tuo contributo. a voi. Dai, grazie a voi, ciao. a te. Grazie Luca. Ciao Luca, grazie, ciao. Ciao. Ciao.